insomma, anche io rimango un attimo confuso di tante cose che purtroppo vengono scritte, vengono dette così alla rinfusa. Mancano 50 ore alla prima di campionato della Roma. Io non riesco ad avere questo timore, in primis perché sono straconvinto che le motivazioni che ha inculcato ai propri giocatori Mourinho sono motivazioni forti, importanti. Tutti cercheranno di impressionare il tecnico oltre che la gente. E con questa base di partenza, pensare male, vedere di malo modo le cose che la Roma farà, francamente mi sembra una coglionata mai vista, al di là di tutti i tecnici che ormai troviamo e che ti dicono loro la formazione che metterà Mourinho, che metterà chi che sia. La Roma è e rimane una cosa seria, è in ritardo per ragioni che dovreste sapere, visto che fate tanto i professori del cacchio, dovreste sapere che la Roma non ha potuto fare il mercato che magari aveva in testa, perché c'erano quei problemi che ci sono anche adesso, intendiamoci, ma minori, del fair play finanziario e di tante altre cose. Per cui sento parlare gente, sento dimenticare a tanta gente che il motivo per cui la Roma si trova in difficoltà è quella del peccato originale di quel figlio di buona donna che si chiama Taylor e di altre cose che sono sicuramente capitate, ma non perché uno si attacca al fumo della pipa, ma questa è la realtà. Senza quel delinquente ad arbitrare la partita, e che anche adesso, forse per non smentirsi, sta facendo danni ovunque va ad arbitrare, ma noi magari con 60 milioni in più, sto problema di avere una pletora di tecnici o di altra gente che non vedeva altro che la Roma in difficoltà per poter sparare cazzate. Questa rimane una Roma che è in grado di piare da tutti, ma anche di meno a tutti. Non è che andiamo lì a fare la Cenerentola. La Roma ha sempre il suo appeal, ha sempre i suoi giocatori, ha sempre la sua rabbia e soprattutto ha sempre la sua gente, quella che non la molla mai, quella che la mette in condizioni di sputare anche il sangue che ha. Le realtà sono queste. Capisco bene la prima di campionato, l'ho detto poco meno di 50 ore da questa prima partita, ma diventa un po' complicato tutto, anche non cercare delle scusanti, ma di parlare in maniera comprensibile delle difficoltà della Roma, che non sono quella dei critici che non mettono i soldi. La Roma ha quasi 100 milioni cash da una parte che non può adoperare, sempre per quella situazione del fair play finanziario. E ripeto, la Roma avesse avuto il suo, se ne fotteva altamente di quei 100 milioni, perché ne avrebbe presi 60 al minimo dalla Champions League. Oggi ci dobbiamo rimboccare le maniche, abbiamo avuto delle situazioni ignominiose, leggi quella di Matic, perché un professionista serio, anche se ha voglia di continuare o ha paura che non gli rinnovano un contratto, devo dire la verità, uno che fa una cosa del genere è tutto meno che un professionista serio, è un coglione e irrispettoso di chi l'ha voluto l'altro anno, della gente che gli ha voluto bene, perché aveva paura che finiva l'anno in qualsiasi maniera, finiva quest'annata, che qualcuno gli avrebbe fatto le pernacchie, probabilmente o sarebbe rimasto ancora a Roma oppure sarebbe andato da qualche altra parte. Ci ha fatto un biscotto in mezzo alle tante situazioni, ci mancava solo questo, ma sappiamo, non voglio dire cattiveria. Certo è che la Roma si è trovata improvvisamente con una marea di problemi da risolvere, con un tecnico straordinario che è l'unica garanzia di poter tirare fuori pure le budella dai giocatori,
e di rendere questa Roma cattiva, capace di fare la propria partita. Poi vedremo tra un paio di mesi che cosa succederà. Ma non avere fiducia nella Roma è una coglionata terribile. Lasciatelo fare a quelli dall'altra parte del fiume, di quelli che si infilano e dicono boiate che non hanno niente a che vedere con la Roma. La Roma è passione, quella stessa passione che dopo domani è tutto esaurito lo stadio olimpico, 64, 63, 65 mila spettatori. E quindi non ci sarebbe neanche il bisogno di spiegare. Anch'io come voi, telefono, faccio, guardo, leggo, perché mi aspetto qualcosa. Mi dispiace per questo fare, come posso dire, da parte del Santos, hanno un autolesionismo che non finisce più. Come pensano che questo ragazzo, nell'ammesso e non concesso, che capisca che la strada di Roma è chiusa, che possa ritornare con loro e mettere quell'impegno che magari aveva 3 mesi fa, 5 mesi fa. Oggi stanno facendo un dispetto alla Roma, perché è chiaro che la pubblicità che ha fatto la Roma col volere Marcos Leonardo ha fatto il giro del mondo, quindi magari se non lo prenderà la Roma da qui a breve, lo prenderà, come dire, qualche altra squadra, perché ha capito che se uno come Mourinho voleva questo ragazzo è perché il pensiero di Mourinho era che poteva essere utile anche di più alla causa giallorossa. Per cui lui sicuramente troverà una collocazione e credo anche che non è possibile che quel ragazzo possa tornare a giocare per il Santos. Quindi il dispetto lo fanno a noi, oppure sono veramente una massa di coglioni, a partire dal loro presidente, a partire dal loro allenatore, uno che insegna calcio, che fa l'allenatore. Come può immaginare che Marcos Leonardo possa rigiocare con loro con un impegno, con un qualche cosa di più di quello che era prima? Sicuramente darà molto meno. E io vorrei che la Roma in qualche modo questo ragazzo, per l'abnegazione, per quello che ci ha messo, visto che lì il discorso era finito con una squadra, nonostante lui sia un giocatore importante, e questa squadra sta quart'ultima, terz'ultima in classifica certamente, e hanno incassato poi una valanga dei soldi, che forse è questa la ragione, 30 da una parte, 20 dall'altra, e tirano a campare. Per quello che riguarda Zapata è chiaro che la Roma, ma io a parte devo fare un passo indietro, se proprio uno volesse fare qualche cosa, devo dire alla Roma, dai, siete arrivati a 18-20, non è una cifra inabbordabile e improponibile, prendetevi il ragazzo, prendiamoci il ragazzo e portiamolo a Roma e poi speriamo di aver fatto qualche cosa di importante, anche se poi 20 milioni di euro con uno che sta nella nazionale brasiliana, sicuramente dovessi anche non andar bene, in qualche modo li recuperi. Per quello che riguarda il Zapata, non c'è questo spirito di volersi mettere d'accordo, anche se poi sono i bergamaschi che sono stati anche intelligenti, devo anche fare questa ammissione, perché avevano dimezzato quello che era il loro volere in denaro, per cui si sarebbero accontentati di 6 milioni. Noi ne abbiamo incassati 92. E allora stavo dicendo appunto che l'Atalanta, per liberarsi di Zapata, ha detto lo prendete in maniera fissa subito, ve lo diamo a 6 milioni. Ne volevano 12, mi pare, grosso modo, per cui anche questa era una cosa fattibile. Poi non so se dipende dal giocatore che magari non ha fiducia in se stesso e pensa che se non viene qui con certe garanzie si attaccherà al Trump. Però noi vedremo quello che succederà a breve, perché il primo verdetto lo darà proprio il campo, che se fosse stato a Salerno la prima, con tutto il bailam che abbiamo subito a livello di tutto,
probabilmente un attimo di timore su quello che poteva essere il risultato l'avrei anche avuto in qualche maniera, perché anche lo spirito è importante, ma a Roma, con il nostro stadio tutto esaurito, avere paura è da coglioni. Poi il pallone rotondo, può succedere qualsiasi cosa, lo sappiamo bene in tutti questi anni, no? Un tifoso che magari tifa Roma da 60 anni, da 50 anni, sa bene quello che è passato, sa bene quello che può essere una partita di calcio, però abbandonare le possibilità di vedere una Roma vincente già domenica alle 18:30 è un errore che io non voglio assolutamente fare. Credo nella Roma, credo nelle magie di Mourinho, credo che lui è capace di dare delle energie, delle forze, delle volontà, delle cattiverie ai propri giocatori che altri non hanno. Lui anche con giocatori di non primo piano una finale l'ha vinta e l'altra ce l'hanno rapinata. È uno straordinario allenatore. Discutere Mourinho è proprio una questione di essere incapaci di vomitare veleno senza avere una ragione per cui si vomita veleno. È un grande, 26 trofei sono qualche cosa oggi, con i tempi di oggi, credo mai più raggiungibili. Per cui è un qualcuno che va accarezzato, che va sospinto a rimanere anche con le difficoltà. Non voglio pensare, al di là di come andrà quest'annata, e vedrete che non sarà un'annata da vergognarci, anzi, però vorrei che già ci fosse oggi un prolungamento del contratto, perché io allenatori ne ho visti tanti, da Bagnoli a Lidl, ma chiunque, ma lo stesso Garzia che è andato, o come dicono gli altri Garzia che è andato al Napoli, abbiamo avuto Spalletti che ha vinto, noi abbiamo avuto fior fior di allenatori, ma questo qui, José Mourinho, anni 60, portoghese, li batte tutti. Lui se la può battere con chiunque, anche i grandi allenatori che ci sono, poi Ancelotti, tanto per citarne uno, è un qualcuno che sa che il signor Mourinho è da prendere con le pinzette e da rispettare. E poi se non lo rispettano loro, lo dovranno fare per forza, perché questo signore rimane in ira di Dio. Speriamo che le scelte di Mourinho siano più allargate a dover vincere una Europa League o a qualcosa di più basso. Speriamo che abbia sempre quella stessa grinta, ma credo proprio che questa grinta è intrinseca nell'uomo. Tifate la Roma, tifate la Roma perché se lo merita, perché in qualsiasi situazione, dal 27 a oggi, ha sempre tirato fuori le palle. Ha sempre tirato fuori le palle, perché la Roma ce l'ha nel DNA queste qualità. La puoi anche battere la Roma, ma devi sputare sangue. Di questo sono certo. E vedrete, che spero tanto domani che si possa avere qualche notizia più, anche se alla vigilia della partita, ma vedrete che domenica la Roma mena, porco Giuda se mena. Potete star tranquilli che la Roma venderà carissima la pelle e farà di tutto perché la gente che riempie quello stadio magari la prossima volta farà di tutto per arrivare a 70.000, perché noi siamo una banda di pazzi che tifa Roma è pazzo. Solo se sei pazzo puoi tifare Roma, questa meravigliosa cosa che ti tiene vivo, che ti fa combattere con chiunque, perché chiunque sa che a parte quegli 11 in campo e in altri 7-8 in panchina è un allenatore con i controcoglioni alla sua gente che non la molla mai. Non la molla mai e non la mancherà e mollerà neanche dopo domani. Per il momento vi dico solo fortissimamente Roma con tutto il cuore, credete nella Roma, perché non ha mai preso in giro nessuno, anzi detto alla romana, non ha mai preso per culo nessuno. La Roma ha sempre sputato sangue e se lo fa anche oggi è perché c'è qualcuno
che magari ha sputato e sputerà più spesso.